bello vedere questo entusiasmo. No, ma è bello vedere che quando si combatte per delle idee, anche al di là dell'appartenenza politica, perché tu parli con chiunque, anche se hai idee diversissime, quegli arresti gridano vendetta a Dio, cioè non puoi arrestare delle persone che non hanno fatto nulla, che hanno fatto, non è neanche un carro armato, è un trattore con su tre lamiere ridicole e finiscono in galera, cioè non, è inammissibile, tu hai delinquenti veri a piede libero perché è notorio, il governo che sta rischiando, ma lo faranno perché ormai la linea è quella, quando ci sono troppi detenuti in carcere liberano delinquenti, quelli che escono sono spacciatori, sono ladri, sono criminali veri e vengono arrestati, ma non c'è un motivo, cioè, allora o è un'azione repressiva da stato di polizia e fa ridere, cioè uno pensa che sia una repubblica delle banane, non è stato di polizia, oppure è un magistrato che evidentemente non ha mica tutte le carte a posto. Perché pensare che queste persone siano socialmente pericolose? Io qualcuna li conosco di queste persone, io posso pensarla come loro diversamente da loro, ma sono padri di famiglia che non hanno mai fatto nulla in vita loro, sono disperati, non ce la fanno arrivare alla fine del mese, hanno fatto un'azione di protesta, si arrestassero la gente per i discorsi dal bar, cioè le intercettazioni, uno dice se catemo mai al pane e salame e quell'altro dice no tiremo i candelotti, ma sapete le cazzate che dico io al telefono, no? Dovrei andare in galera io tutta la vita. E questi arresti sono serviti addirittura per compattare il Veneto, la piazza piena è la dimostrazione. Ma non solo il Veneto, perché oggi c'erano presenti i cittadini di tutto il nord, perché quando tu processi le idee, arresti le idee, logico la gente si ribella, cioè, no, è inaccettabile, cioè, i problemi dello Stato sono troppe tasse, troppa spesa pubblica, uno Stato che non dà una risposta che sia una, fa promessa, adesso è arrivato Matteo Renzi che promette anche lui chissà che cosa, non lo manterrà. E la risposta è arrestare e processare chi dice un'idea diversa da chi governa. È veramente, ripeto, sarebbe uno stato di polizia, ma siccome il nostro è uno stato di polizia perché fa ridere la Repubblica delle Banane.